Questo programma è offerto da Eurovector, Sud Revisioni, Melpi Ricambi, Commercial Ricambi, Carglass Levisol, Automobile Club Foggia. Nuova corsa, nuovo viaggio tra le curiosità, notizie e informazioni utili per viaggiare sicuri su due e quattro ruote. La tua TV Motori. Partiamo con la mobilità sostenibile. La storica marca di moto MV Agusta debutta nel mondo delle biciclette, la marca che fece conquistare tante vittorie al grande Giacomo Agostini. Per ora i modelli sono due, chiamati Amo RC e Amo RR, che la collocano con autorevolezza nel mondo della mobilità a emissioni zero. Pesano 15,5 kg ed hanno un motore da 250 watt, con velocità assistita massima di 25 km all'ora. Con una carica che si completa in 4 ore, la batteria fornisce un'autonomia di 75 km. Gli pneumatici sono della Pirelli e anche tutti gli altri componenti sono di alta qualità. I modelli costeranno l'uno 3.075 euro e l'altro a edizione limitata a 4.100 euro. È già possibile prenotare le nuove e-bike della MV Agusta e le prime consegne avverranno ad agosto. La Casa di Varese si propone così di contribuire alla riduzione dell'inquinamento e di ridurre il traffico nei centri urbani, senza rinunciare alla grande tradizione di design e di progettazione ingegneristica del marchio. Ci occupiamo ancora di City Car nel test drive di questa settimana. Parliamo di nuovo della Lancia Y Gold Hybrid, che sta raccogliendo un buon successo di mercato e attesta solidamente la casa di Arese nel segmento delle due volumi di classe rispettose dell'ambiente. Siamo qui nel pieno centro di Foggia perché oggi vogliamo presentarvi la nuova Lancia Y, la vera urban car di casa Lancia. Quando si parla di Y non si può fare a meno di parlare della storia di questo iconico modello. La Y nasce nel 1985 con il nome Y10. Il progetto era abbastanza bizzarro perché prevedeva la produzione di un'autovettura che fosse solo tre porte. Il disegno di quest'auto fu dato alla matita di due signori, Giorgetto Giugiaro e Sergio Pininfarina. Non so se questi due nomi dicono qualcosa. E il risultato fu eclatante. Nei primi due mesi di vendita si vendettero 42.000 auto bianchi Y10. Passano 10 anni. Nel frattempo succede che il marchio Auto Bianchi scompare, o meglio, viene assorbito dal marchio Lancia e l'auto si chiamerà Lancia Y. Sempre tre porte, però con linee decisamente più morbide, ma sempre con un grande fascino e con una grande unicità. È una vettura difficilmente paragonabile ad altre. Poi si passa al 2011. 2011 succede che finalmente la Lancia Y diventa 5 porte, ma un 5 porte un po' particolare perché volutamente la maniglia viene nascosta per far credere quasi sempre che sia 3 porte. Lancia tira fuori il nuovo modello Y e nel frattempo di Y ne sono state vendute, pensate, 3 milioni in tutto il mondo. Passiamo ad oggi. Y si rinnova con il Model Year 2021. Si chiama Y Eco Chic. Eco per la mobilità sempre più sostenibile, chic perché è sempre più terribilmente elegante.
Il nuovo Eco Chic si riconosce dalla nuova frontale con le griglie orizzontali e il nuovo fanale con il DRL LED che la rende molto molto più bella, molto molto più aggiornata. Ma soprattutto cambiano i motori. Adesso Y parte con il nuovo motore che è un 1000, si chiama Mild Hybrid. Mild Hybrid è la soluzione più semplice. Il guidatore non deve cambiare le sue abitudini, deve continuare a mettere benzina, non deve cercare prese di corrente o fare alchimie particolari. Però mette molta meno benzina perché grazie a questo Mild Hybrid il motore viene supportato, il motore termico viene supportato da un piccolo motore elettrico. Motore elettrico che è sempre pronto, sempre lì a nostra disposizione e aiuta il motore termico a inquinare e consumare meno, oltre ad avere prestazioni anche più dinamiche. Immaginate che un 70 cavalli con un cambio a 6 rapporti. Il motore elettrico, invece, il piccolo motore elettrico che troviamo alla base del motore termico, si ricarica automaticamente quando si rilascia il piede dall'acceleratore oppure si va in frenata, siamo a recupero dell'energia in frenata. Un altro grande vantaggio di questo motore Mild Hybrid, innanzitutto la tassa di possesso, quella che noi normalmente chiamiamo bollo, non va pagata per 6 anni. E poi, nel caso doveste pensare all'acquisto di una Lancia Y Mild Hybrid, ricordatevi di passare al centro ATAF per recuperare e ritirare quello che è il pass per non pagare i parcheggi in centro. L'altro motore invece è uno un po' più classico, è il 1200 GPL. 1200 GPL per chi fa tanti chilometri, quindi ha un utilizzo quotidiano, costante dell'autovettura, anche andando fuori città. E l'ultimo motore è il 900 Twin Air Turbo Metano, alimentazione benzina e metano. 160 km all'ora su una macchina utilitaria a metano con un motore bicilindrico e allo stesso tempo consumi che superano di poco i 4 kg ogni 100 km di metano. Considerate che un chilo di metano costa scarso un euro, qualcosa, qualche centesimo in meno, ma possiamo tranquillamente pensare di poter fare 100 km con meno di 5 euro. Eccoci a bordo della nostra nuova Lancia Y Model Year 2021, un'auto elegante che si presta bene sia all'uso cittadino che all'uso extraurbano. La vettura che sto guidando oggi è una vettura denominata proprio hybrid, il che comporta, oltre ad una sensazionale silenziosità, anche un elevato risparmio di carburante. Una caratteristica importante da evidenziare della nostra nuova Lancia Y è il City, ovvero schiacciando questo pulsante qui la nostra macchina diventa notevolmente leggera sia per quanto riguarda la guida che nel parcheggio. Abbiamo detto che la Lancia Y Eco Chic è la urban car, la city car. Effettivamente le dimensioni sono estremamente compatte, parliamo di un'autovettura che è lunga 3 metri e 83 centimetri, ma allo stesso tempo ha un bagagliaio importante, 245 litri di capacità. Un bagagliaio che normalmente si riesce a trovare di queste dimensioni su segmenti più grandi. La nuova Lancia Eco Chic, la Y Eco Chic, si può ottenere in 3 diversi allestimenti: Silver, Gold o Gold Plus. I colori ne sono 11 tra metallizzati e pastello, mentre addirittura si possono scegliere 7 tipi diversi di cerchi. Tra l'altro, finalmente su nuova Lancia Y Eco Chic, nelle versioni un po' più lussuose, più complete, come appunto Gold e Gold Plus,
fa l'esordio anche l'infotainment più nuovo, schermo 7 pollici con Apple CarPlay e Android Auto. Dopo il lungo lockdown c'è voglia di socialità. Al villaggio turistico Scalo dei Saraceni, sul litorale a sud di Manfredonia, sabato 3 luglio si sono confrontati collezionisti di moto ed auto d'epoca in occasione di Motori in Festa, l'evento organizzato da Luciano Della Rocca e dal suo staff. Dopo la registrazione i partecipanti hanno raggiunto la Playa del Sol per trascorrere una piacevole serata all'insegna della buona cucina, della musica e dell'intrattenimento del nostro Santino Caravella. Un altro riuscito connubio tra eventi motoristici e perle paesaggistiche delle terre daunie, che può essere una chiave di valorizzazione e rilancio del territorio. Siamo qui a questo evento spettacolare, Motori in Festa, voluto fortemente dallo Scalo dei Saraceni e realizzato grazie a due persone che bisogna ringraziare, il signor Antonio Di Bello, che è stato colui che ha fatto da sponsor e quindi ha sovvenzionato questa stupenda manifestazione, e soprattutto grazie a Luciano Della Rocca, che grazie alla sua esperienza è riuscito a organizzare un evento spettacolare, che in Puglia a memoria non ce n'è un altro, di motori che partono dalla moto d'epoca, dalla Vespa, alla Lambretta, alla macchina d'epoca, alla Ferrari, a macchine anche particolari, e coinvolgono un parterre completo di tutti gli appassionati di motori, quindi che vanno dalla semplice motocicletta alla macchina d'epoca. Questo ha permesso di realizzare una manifestazione spettacolare. Sicuramente, certamente, possiamo definire questa una prima edizione di tante altre che verranno in futuro. Volevo ringraziare, in qualità di presidente del Vespa Club Foggia Gargano, l'organizzatore di questo splendido evento qui allo Scalo dei Saraceni, Luciano Della Rocca, e credo che abbia raggiunto quello che è l'intento, il suo obiettivo, cioè di unire la passione per i motori, al di là che sia una Vespa, un Harley o una macchina, e stare tutti insieme e poterci appunto godere quella che è una cosa ormai rara, che è l'amicizia. Quindi, al di là di ogni bandiera, siamo onorati di aver rappresentato il nostro club in questa manifestazione. Ringraziamo di cuore quindi Luciano della Rocca per l'invito. Siamo qui anche noi a partecipare con tutte queste macchine d'epoca, con queste moto. Noi facciamo parte di un'associazione, Scooter Moto Friend, dove siamo venuti anche noi qui ad osservare tutte queste meraviglie. Tutto bello, tante di queste iniziative e anche tante altre iniziative. Speriamo che questa cosa ci portare avanti. Una Jeep ibrida non è solo urbana. Agile. Libera da ogni limitazione. Ma anche 4x4. Fedele alla sua natura. Jeep 4xe, l'evoluzione del 4x4. Scopri Jeep Renegade e Jeep Compass 4xe Plug-in Hybrid. Oggi fino a 9.000 euro di vantaggi grazie agli incentivi statali. Gamma Jeep, tua da 169 euro al mese. Commercio di cambi, buongiorno. Allora, riepilogando, mi mandi l'alternatore, i dischi e le pasticche. D'accordo, va bene domani mattina? No, la macchina è sul ponte e il cliente deve partire. Vediamo, se riesco nel
nel pomeriggio. Vabbè, dai, mandateli il prima possibile. Buongiorno, i vostri ricambi. Quali appena ordinati? Certo. Da Melpi SRL Commercial Ricambi troverai un vasto assortimento di ricambi per auto nazionali ed estere. Seguici su Facebook e visita i nostri siti internet. L'azienda Sud Revisioni di Foggia nasce nel 1998 come officina meccanica con gommista. Garantisce un'assistenza di qualità certificata ISO 9000 grazie alla versatilità e alle competenze acquisite nel corso degli anni. È specializzata nella revisione di auto e moto, infatti è l'unica ad avere un ingegnere come responsabile tecnico e due linee di lavorazione parallele per lavorare più macchine insieme e ridurre i tempi di attesa. Come ulteriore attenzione nei confronti dei clienti, inoltre, dopo ogni revisione viene dato in omaggio un gadget. L'azienda si occupa anche di ricariche di aria condizionata e di assistenza meccanica. Si è specializzata nell'installazione di impianti GPL e metano, diventando un centro autorizzato Landi Renzo, marchio leader per quanto riguarda l'energia alternativa delle auto. Fornisce anche ganci da traino e carrelli LB e pneumatici Nexen, oltre all'assistenza e alla sostituzione di quelli di tutte le altre marche. Sud Revisioni, servizio rapido e assistenza accurata. Parabrezza rotto? Ci pensa Carglass. Ripariamo o sostituiamo il tuo parabrezza in un'ora. E se hai la polizza cristalli, non anticipi nulla. E le spazzole sono in omaggio. Venite presso i nostri centri di Foggia e Manfredonia. Autofficina Lo Campo, da oltre 50 anni la tua officina di fiducia. Meccatronici professionisti al tuo servizio per riparazioni meccaniche, servizi diagnostici e taglianti, specializzati nell'installazione di antifurti satellitari e meccanici e inoltre convenzionati con Arbal. Autofficina Lo Campo, prima traversa Corso del Mezzogiorno, Foggia. La seguitissima rubrica di Autostoriche oggi è dedicata ad una super sportiva di classe degli anni 60, è l'Alfa Romeo Giulia Spider, messa a disposizione ancora una volta da Club Class Stornarella di Autostoriche. Seguiamo l'intervista a cura di Loris Castriota Skanderbeck. Che affrontiamo con piacere perché oltre che parlare di Autostoriche siamo in una splendida cornice, il complesso gesuitico di Ortanova che è legata con la nascita del paese, ma parliamo di una macchina storica molto bella anche perché sportiva ed è in particolare una Alfa Romeo Spider 1006 Giulia che ci viene raccontata da Nunzio Costa del Club Class di Stornarella. Allora, questa, come già hai detto tu Loris, è un Alfa Romeo Giulia Spider del 1962. È un Alfa che ha sostituito la Giulietta Spider, che è stata costruita fino al 1962 e sarà sostituita dal duetto dal 65 in poi. È un'auto che è stata costruita in circa 10.000 unità, di cui 8.500
è normale. 400 hanno costruito con il volante a destra, quindi una destinazione inglese, mentre poco più di un migliaio Alfa Romeo Giulia Spider veloce, che ha un aumento di cavalli da 92 cavalli, che è questa, a 112 cavalli. Ha un motore 1.6 alimentato da un carburatore doppio corpo, unico carburatore, mentre poi sarà sostituito dal doppio carburatore dalla veloce. Il ritrovamento di questa macchina è stato, credo che sia l'ultimo ritrovamento, diciamo, in Italia, dei pezzi rimasti così nel dimenticatoio. Infatti è stata trovata nel 2011 in un garage che si vedeva soltanto un'ombra, che era un Alfa Romeo, e noi siamo riusciti ad averla, ad acquistarla nel 1912, quindi da allora è di mia proprietà. Nunzio, l'amore per le auto storiche ti ha fatto dire 1912, ma era chiaramente 2012, e per quanto ci hai raccontato, quest'auto adesso è in condizioni meravigliose, visto che è stata ripresa proprio da una condizione di totale abbandono. Questa auto ha delle caratteristiche che la distinguono dalla Giulia, come dicevi tu, in particolar modo il volante a tre razze, un design leggermente ammodernizzato rispetto al modello precedente degli strumenti del cruscotto, e in ogni caso il fatto che sia stata prodotta anche per il mercato inglese testimonia la passione che ha suscitato il modello sportivo, come accadeva sempre per le auto italiane. Questa è un'auto, diciamo, che coglie subito l'attenzione dell'appassionato di auto storiche, vero? Certo, e aggiungerei anche che l'attenzione è stata anche posta in America, perché la maggior parte di queste auto è stata esportata in America. Infatti quelle che noi vediamo adesso, che rientrano dall'America rottamate e che quindi vengono restaurate, sono la maggior parte di origine americana. Questa è Pininfarina, come già si vede da io, ed era rossa. All'epoca si usava il colore rosso perché era la Spider per eccellenza rossa, ma io da una ricerca storica ho visto che questa macchina, col suo codice, col suo numero di matricola, era grigio grafite con gli interni rossi, e l'ho riportata alla originalità del colore. Nunzio, ci sono un altro paio di particolari però stilistici di cui ci devi parlare. Certo, due particolarità che sono la presa d'aria anteriore o trasversale alla linea della macchina, finta ma comunque fa comunque entrare un po' d'aria, e la scritta 1.6 sul cofano posteriore. Come potete sentire, un amore per i particolari che deve caratterizzare i collezionisti di auto storiche, anche per individuare l'epoca precisa del modello e anche per vedere se si tratta di un modello originale e non ritoccato, perché può capitare anche questo. Ma noi ringraziamo Nunzio Costa del Club Class di Stornarella per averci illustrato questo modello veramente bellissimo, che ci fa ricordare delle belle gite con i capelli al vento, ora che finalmente siamo tornati in un mondo un po' più normale, dove si possono fare dei bei viaggi. La sicurezza è sempre al centro delle nostre rubriche. La tecnologia supporta molto questo aspetto, a vantaggio dei motociclisti, che possono contare su preziosi strumenti che però bisogna conoscere e usare con criterio. In questa puntata gli amici del centro Iuozzo Moto di Ariano Irpino ci descrivono l'interfono dei caschi da motociclista.
Ciao a tutti, l'argomento del giorno sono i sistemi di intercomunicazione in moto. Cercherò di spiegarvi e di, diciamo, illustrarvi le varie differenze affinché possiate, diciamo, districarvi nei vari modelli di sistemi di intercomunicazione. Oggi il mercato dei sistemi di intercomunicazione ce ne offre una varietà, diciamo, molto ampia, però sceglierlo è sempre abbastanza complicato. Allora, come capire qual è quello più adatto alle nostre esigenze? Allora, per prima cosa dobbiamo controllare e verificare la linea Bluetooth con cui abbiamo a che fare, ovvero questi sistemi si avvalgono tutti di linea Bluetooth, ma non sono tutte uguali. Nel tempo, diciamo, si sono evolute e quindi siamo passati dalle varie Bluetooth 3.0 fino alle ultime 4.2, che hanno delle performance migliori anche nell'ambito sportivo o turistico. Oggi un buon sistema di intercomunicazione ci consente di dialogare, di rispondere al telefono anche a velocità più sostenute rispetto a quelle che erano un tempo, ovvero dagli 80, 70, 80 km orari tranquillamente ai 140, 150 km orari. Questi sistemi ci consentono di rispondere al telefono, sentire la radio, la musica e dialogare con il nostro passeggero o con gli altri bikers. Come capire qual è quello più adatto alle nostre esigenze? Molto semplice. Oggi vi faccio vedere quelli che sono gli interfoni della linea Midland, che è quella che noi usiamo per la maggiore. Questo perché questa linea, a differenza delle altre, si caratterizza dal fatto di avere un'unica scatola operativa, ovvero, diciamo, un unico involucro, ma con varie funzionalità a seconda delle nostre esigenze. Per farla breve, abbiamo il sistema BTX1 Pro S, che è l'entry level nel, diciamo, mondo degli intercomunicazioni Midland per turismo, che è sempre un Bluetooth 4.2, ma ci fa dialogare con quattro moto la distanza di 800 metri. A salire, a scalare, mano a mano ci sono le varie, diciamo, tipologie, fino ad arrivare al massimo in questo momento presente, che è il Next Pro, che arriva a ben 6 persone con intercomunicazione one to one, sarebbe a dire due persone, oppure 8 in conferenza, cioè tutti insieme. Chiaramente le differenze sono altre e riguardano anche il dual core system, che riguarda praticamente le moto di ultima generazione. Più di una moto, BMW in primis, adottano i sistemi TFT, DFT, che sono delle strumentazioni particolari che però sono molto invasive rispetto ai sistemi di intercomunicazione. Ebbene, con il dual core tutti i problemi dovuti all'inibizione delle centraline delle moto rispetto a questi sistemi sono completamente risolti. Ecco, quindi, diciamo che le varie tipologie, quindi il numero di utenti, la distanza e i vari, diciamo, chip contenuti in questi sistemi ci fanno scegliere quello più adatto alle nostre esigenze. Per ulteriori chiarimenti vi aspetto nel mio store affinché li possiate anche provare ad ascoltare con il nostro simulatore. Quindi per oggi è tutto e alla prossima. Abbiamo parlato di guida sicura in moto e facciamo lo stesso anche per quanto riguarda le auto, grazie all'intervento del nostro amico ed esperto in materia, l'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, Michele Tutalo. Ascoltiamo. Sono Michele Tutalo, assistente capo della Polizia di Stato, istruttore di guida sicura. Oggi vi parlerò dell'effettuamento del sorpasso e dell'utilizzo
sia degli specchi che delle superfici vetrate dell'autovettura, proprio per avere una certa sicurezza nel sorpasso e nel rientro. Una cosa importante in macchina è l'utilizzo delle superfici vetrate e degli specchi. Le superfici vetrate, quella più grande ovviamente è il parabrezza, perché dobbiamo praticamente guardare tutto quello che succede davanti a noi, non solo longitudinalmente ma anche verso il lato, perché se arriva una macchina a forte velocità da destra, il tempo di frenata della macchina e il tempo di reazione nostro dipende solo da noi. Il nostro occhio praticamente ha una visura periferica di 70 gradi a destra e 70 gradi a sinistra. Io ora sto guardando avanti, vedo l'operatore che mi sposta la telecamera, anche se sto continuando a guardare avanti, non è messa a fuoco, ma vedo il movimento della telecamera. Quindi se la cosa mi suscita un problema, io giro lo sguardo e vado a guardare la telecamera per avere una visuale perfetta. Però la vedo. Per questo il parabrezza è così largo, perché deve dare la possibilità di guardare sinistra e destra. Considerate che noi siamo seduti a sinistra della macchina, quindi abbiamo il montante qua vicino e il montante lì lontano, quindi la visuale è diversa. Utilizzare la visuale o lo spostamento della testa per guardare i punti ciechi è fondamentale. Anche gli specchi hanno i punti ciechi. Gli specchi guardano, anche se il destro è diverso dal sinistro, fino a 10 metri dalla macchina. Se la macchina che vi sta a fianco è entro i 10 metri, voi dallo specchio non la vedete perché c'è un punto cieco. Dovete per forza girare la testa per poter vedere e quindi reagire per tempo e di conseguenza. Quando si effettua un sorpasso, una cosa importante è guardare due volte gli specchi. Prima si guarda lo specchio centrale, poi si guarda quello che ci interessa. Poi si ritorna su quello centrale, perché l'attimo che noi abbiamo perso a guardare da una parte all'altra può dare la possibilità a una terza macchina di cominciare la manovra. Nel momento in cui la comincia, noi non stiamo più guardando, quindi ci potremmo trovare nei casini. Dopo aver visto, aver sistemato questa situazione qua, si mette l'indicatore di direzione e si comincia il sorpasso. Quando si finisce il sorpasso, una cosa buona è guardare lo specchio destro, però guardare anche quello centrale, perché quello centrale vi dà la sicurezza che il mezzo che avete appena passato sia dietro di voi. Quello destro non vi dà la sicurezza perché, come ho detto prima, lo specchio destro è diverso da quello sinistro. La lontananza dalla macchina non riuscite a calcolarla bene, soprattutto se la velocità è elevata, tipo in autostrada a 130. A questo punto l'unica certezza è avere il mezzo nello specchio laterale, nello specchio centrale. È l'unico modo per essere sicuri di aver effettuato effettivamente il sorpasso e quindi si può rientrare in corsia. A questo punto indicatore di direzione a destra e si rientra in corsia. Una cosa importante sono gli indicatori di direzione. Quando siete su strada, l'indicatore di direzione serve solo per cambiare corsia. Quindi, indicatore di direzione, cambiate corsia, lo togliete. È inutile rimanere in autostrada a sinistra con la freccia a sinistra. Non serve a niente, anzi, è controproducente. Se invece voi togliete l'indicatore di direzione, seguite la vostra strada, appena siete pronti per rientrare in corsia, indicatore a destra e rientrate in corsia. Non restate in corsia di sorpasso quando non è, quando è inutile. Appena avete effettuato la vostra manovra, rientrate, perché il codice della strada, e questa è l'unica volta che lo nominerò, dice che voi dovete stare a destra, il più a destra possibile in tutte le circostanze. Quindi in autostrada si viaggia a destra, tranne che sulle salite, dove la destra è riservata ai mezzi pesanti che indubbiamente avranno una velocità molto bassa e quindi hanno una specie di corsia riservata a loro. Infatti sulle salite i mezzi pesanti non possono andare in corsia centrale o in seconda corsia. L'ultimo appuntamento della puntata è con i numeri, quelli delle principali gare motoristiche. Vediamo insieme con l'aiuto della grafica.
Termina qui anche questa nona puntata della tua TV Motori. Vi aspettiamo come sempre sul canale 216 del Digitale Terrestre e sui nostri spazi web. Mi raccomando, non spegnete i motori. Alla prossima! Questo programma è stato offerto da Eurovector, Sud Revisioni, Melpi Ricambi, Commercial Ricambi, Carglass Tlevisol, Automobile Club Foggia.